Di nascosto portavano dentro la ghiaia del cortile e la spargevano per terra per sentire arrivare le guardie. Fantastico. La cella del presidente si può vedere? Sì, di qua. Ah, veramente incredibile. Ecco, il numero sulla porta, 46664, significa che era il 466esimo prigioniero rinchiuso qui nel 64. L'abbiamo risistemato come era allora. Seguitemi, prego. Sì, proprio di muso. Come facevano a vivere in questi modi? Deve essere stato tutto. Ma Gianni c'è stato. Quasi 30 anni. Come ha fatto a resistere tanto? Vorrei proprio sapere. Dalla notte che mi avvolge, nera come la fossa dell'inferno, rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non si è piegata la mia testa. Di là da questo luogo d'ira e di lacrime si staglia solo l'orrore della fine. Ma in faccia agli anni che minacciano, sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima.